Ciao a tutti e bentornati, io sono Massimiliano e voi siete su SubH2O. Se trovate gli argomenti di questo canale particolarmente interessanti, vi invito a iscrivervi attivando la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio video. Se in particolare questo video ti è piaciuto, ti invito a mettermi un mi piace, così serve a me da feedback per capire se questi video sono graditi. Detto questo, iniziamo subito. Oggi video un po' particolare, infatti parleremo del cosiddetto programma Bandiere Blu. Nel 1987 infatti è stato istituito il programma Bandiera Blu, condotto dall'organizzazione non governativa e no profit FII, ha come obiettivo quello di promuovere un turismo ecosostenibile, premiando le spiagge e gli approdi turistici che soddisfano i requisiti imposti dall'organizzazione. I criteri del programma vengono aggiornati periodicamente, in modo da spingere le organizzazioni locali a migliorarsi sempre di più o impegnarsi a risolvere i problemi legati alla salvaguardia dell'ambiente stesso. E in questo video parleremo proprio di questi criteri. Per un maggiore approfondimento ci tengo a precisare che quello che viene detto in questo video lo potete trovare anche sul sito www.bandiereblu.org. Parliamo subito di quelli che sono i criteri per le spiagge. Ogni anno le regioni individuano entro i propri confini quei luoghi adibiti alla balneazione. Analogamente vengono individuate pure le aree dove invece è necessario emanare un divieto di balneazione. Il divieto può essere stabilito per svariati motivi. Può essere stabilito ad esempio per salvaguardare l'ecosistema marino o alcune specie faunistiche. Altri motivi invece purtroppo possono essere legati alla presenza di agenti chimici inquinanti che possono purtroppo determinare nell'uomo delle patologie di tipo infettivo o delle allergie. Se vuoi approfondire quali sono le aree sottoposte a divieto di balneazione della tua zona, puoi visitare il sito www.portaleacque.salute.gov.it. Le aree balneabili, quindi definite tali, possono candidarsi per ottenere la cosiddetta bandiera blu, ma devono soddisfare anche altri criteri e sono i seguenti. Vediamoli subito. Criteri di educazione ambientale e informazione. Queste località devono definire ogni anno almeno 5 attività ambientali. Devono essere affisse delle informazioni sulla qualità delle acque di balneazione, delle informazioni relative agli ecosistemi locali, agli elementi naturali e ai siti culturali e una mappa delle spiagge con indicazione dei servizi. Qualità delle acque. La spiaggia deve rispettare anche dei requisiti di campionamento e di frequenza relativamente alla qualità delle acque di balneazione, rispettandone gli standard e i requisiti di analisi. Nessuno scarico di acque reflue, quindi urbane o industriali, deve interessare l'area della spiaggia. La spiaggia deve rispettare i requisiti di bandiera blu per i parametri microbiologici relativamente a Escherichia coli e agli enterococchi intestinali. Gestione ambientale. Le aree sensibili vicino ad una spiaggia bandiera blu devono essere gestite per garantire la conservazione e la biodiversità degli ecosistemi marini. La spiaggia deve essere pulita e la vegetazione, algale o detriti devono essere lasciati nella spiaggia. Sulla spiaggia devono essere disponibili cestini adibiti alla raccolta differenziata in numero adeguato. Come in numero adeguato devono essere i servizi igienici e gli spogliatoi e devono essere mantenuti puliti. Sulla spiaggia deve essere anche fatto rispettare il divieto di campeggio, di circolazione di autoveicoli e anche deve essere controllata l'ingresso di cani o di altri animali domestici. Deve essere monitorato quello che è il patrimonio marino della zona che si candida. Infatti, ad esempio, nelle barriere coralline o anche le praterie di Posidonia devono essere sempre sotto controllo. Sarebbe opportuno anche promuovere dei mezzi pubblici ecosostenibili. Servizi e sicurezza.
in spiaggia deve esserci un numero adeguato di bagnini o di personale incaricato al salvataggio e devono essere presenti i kit di primo soccorso. Deve essere studiato anche un piano di emergenza anti-inquinamento. Devono essere attuate misure per la tutela dei bagnanti, deve essere disponibile una fonte di acqua potabile e almeno una spiaggia per comune deve essere munita di supporto per i disabili fisici e servizi per accesso. Abbiamo visto i requisiti relativi alle spiagge, adesso vediamo i requisiti relativi agli approdi turistici. Gli approdi turistici possono essere sia quelli marini ma anche quelli di acque interne, come ad esempio laghi o fiumi. La bandiera blu in particolare viene riconosciuta agli approdi turistici dotati di pontili e moli per diportisti. Educazione ambientale e informazione. Devono essere fornite le necessarie istruzioni per l'approdo. Deve essere affisso nell'approdo turistico il codice di condotta ambientale. L'approdo turistico deve organizzare almeno 3 attività ambientali. Gestione ambientale. L'approdo deve essere dotato di un piano di politica ambientale. Deve essere dotato anche di contenitori di raccolta differenziata in un numero adeguato, ma anche di contenitori per i cosiddetti rifiuti speciali. Devono essere anche garantiti i servizi igienici, inclusa la lavanderia, e deve esserci anche una fonte di acqua potabile. E ovviamente bisogna garantire che gli scarichi di questi servizi pubblici non siano riversati direttamente in mare. Anche qui bisogna promuovere, se si può, l'utilizzo di mezzi di trasporto ecosostenibili, e il parcheggio e il transito dei veicoli sono vietati all'interno dell'approdo a meno che non è un perimetro designato e adibito proprio a quel tipo di funzione. Servizi e sicurezza. Ovviamente anche qui non mancano i criteri relativi alla sicurezza. L'approdo infatti deve essere dotato di attrezzature di salvataggio e di pronto soccorso. Deve predisporre di un piano di sicurezza anti-inquinamento, devono essere affisse le informazioni necessarie alla sicurezza, devono essere garantiti gli impianti di acqua ed elettricità e devono essere rigorosamente a norma di legge. L'approdo deve essere inoltre dotato di strutture destinate ai disabili fisici e tutto deve essere rigorosamente pulito e non deve mostrare la presenza di chiazze oleose o altri rifiuti di vario genere. Abbiamo parlato dei criteri che riguardano gli approdi turistici e le zone destinate alla balneazione e abbiamo capito quali sono le caratteristiche delle cosiddette bandiere blu. Nel territorio italiano fortunatamente ne abbiamo tantissime di bandiere blu ed è quello che vedremo nel prossimo video. Quindi vi invito a guardare il prossimo video e noi ci vediamo presto. Ciao!